In collaborazione con... Prendersi cura. Temi e scenari di salute. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini. Quante volte in questa nostra serie di puntate abbiamo parlato di malattie rare? Lo facciamo perché se una malattia è rara, già la medicina fatica a diagnosticarla, già la ricerca ha bisogno di fondi per trovare una possibile cura, che almeno ci sia la visibilità, una luce su questo mondo spesso troppo tenuto all'oscuro. Ecco il motivo per cui anche oggi, nonostante questa litania noi la si ripeta da tempo, anche oggi torniamo a parlare di una malattia rara, anche perché può capitare che una storia straordinaria ed emblematica ci aiuti a raccontarla a voi che così cortesemente continuate a seguirci con grande fedeltà e costanza, e non smetteremo mai di ringraziarvi. La storia che vi voglio raccontare oggi è quella che ha permesso a un padre il miracolo, perché è un vero e proprio miracolo, di dare visibilità alla malattia del proprio figlio, dare una speranza a quel suo figlio di nome Davide e così anche ai figli di tante altre persone. E la storia, e ve lo presento subito, di Gianluca Vizza, ingegnere, papà appunto di Davide, il quale è affetto dalla sindrome di Pitt-Hopkins, la quale, diciamo, in generale, ingegnere, la definisco così, causa ritardo cognitivo grave. Ecco, possiamo dire così, ingegnere? Sì, è uno degli aspetti che caratterizza la sindrome di Pitt-Hopkins. Innanzitutto un saluto a tutti quanti, grazie dello spazio che ci sta donando, perché per noi è molto importante che si parli della sindrome. La sindrome di Pitt-Hopkins è una condizione genetica rara che è caratterizzata da un problema genetico, una deviazione, una mutazione del cromosoma 18 nella parte del TCF4. Sicuramente i bimbi sono affetti da un ritardo cognitivo grave, hanno dei problemi neurologici, molti hanno crisi epilettiche convulsive, problemi respiratori, atassia, tutta una serie, un ritardo naturalmente delle tappe motorie, del raggiungimento delle tappe motorie, dove si raggiungono, quando si raggiungono, problemi spesso di disfagia, diciamo uno scenario abbastanza variegato che, diciamo, caratterizza fortemente naturalmente la vita dei nostri bimbi. Adesso non mi voglio soffermare su tutti i dettagli che... Va bene, però è la storia che vogliamo far conoscere, e per farlo ci serviamo adesso della copertina di un volume scritto da un mito dello sport, qual è Massimiliano Rosolino. Ecco, lo stiamo vedendo, il campione, ed è Massimiliano che è diventato un po' il testimonial, no, vostro, ha tracciato la storia di suo figlio Davide. Allora, detto questo, magari alla fine lo facciamo rivedere, ingegnere, perché lei potrà dire anche i profitti a chi vanno. Lo teniamo per la conclusione della puntata, così lo si ricorda meglio. Mi dica subito, quanti casi sinora riscontrati e quindi descritti di questa sindrome? I diagnosticati in Italia sono circa 60, cioè, diagnosticati nel mondo forse 500-600. Perché dico 60? Perché naturalmente fino ad oggi non c'è stato un registro unico, che è una delle nostre piccole grandi vittorie. Noi ultimamente siamo riusciti a firmare un accordo con l'Istituto di Superiore Sanità proprio per dar vita, per dare consistenza al registro nazionale della sindrome di Pitt-Hopkins, che per noi è un tassellino fondamentale per aumentare la conoscenza, per diffondere informazioni naturalmente tra i medici e mettere a fattor comune tutte le esperienze, tutte le vite cliniche, tutto quel poco che si sa della sindrome di Pitt-Hopkins, per poter dare ulteriore forza alla nostra voglia di spingere la ricerca.
Ecco, l'ingegnere, come avete sentito, amici, ha parlato di casi diagnosticati perché uno dei problemi è proprio fare la diagnosi, trovare la diagnosi. Chissà quanti casi ci sono non diagnosticati. Poi la importanza di ciò che l'ingegnere ci ha appena detto, una battaglia vinta, questa di riuscire a entrare in questo registro, è che avere una base di dati su cui i ricercatori e i medici possono lavorare, migliora sicuramente intanto anche l'assistenza, la cura delle persone affette da questa sindrome. A proposito di cura, ad oggi com'è curata comunque questa sindrome? La sindrome di Pitt Hopkins non è curata come si intende in maniera, diciamo, generica, non c'è un qualcosa che sostituisca, integri la mutazione genetica. Siamo ancora naturalmente in fase estremamente embrionale, perché la sindrome di Pitt Hopkins ha una vita, diciamo sì, scientifica forse di poco più di 10 anni, e a tutt'oggi si sta cercando di capire quali siano i meccanismi. Quindi adesso quella che noi consideriamo la cura in realtà è l'assistenza, cercare di supportare nel miglior modo possibile i nostri ragazzi per fargli vincere le loro piccole battaglie e per aumentare la loro qualità della vita. Quindi logopedia, neuropsicomotricità, anziché comunicazione aumentativa, anziché assistenza generalizzata, per poter dargli la possibilità di vivere una vita migliore a loro e alle loro famiglie, chiaramente. Adesso lei è presidente di questa associazione italiana e quindi ha un ruolo ben preciso, un impegno preciso e una responsabilità. Ma mi dica, da genitore, che cosa significa incontrare sulla propria via una malattia rara? In che mondo si entra, ingegnere? In un mondo estremamente buio, dove non ci sono molte luci. Quando nel 2013 è stata diagnosticata a mio figlio la sindrome di Hopkins, da bravi genitori ci siamo messi su internet a cercare qualche appiglio, qualche informazione, qualche cosa che ci potesse aiutare a immaginare il futuro. E abbiamo trovato veramente, veramente poco, perché della sindrome si sa poco. Quindi è un salto nel buio. E proprio partendo da questa considerazione, da questa situazione, diciamo così, di non saper cosa fare e quindi sentire le proprie armi spuntate per poter dare una mano a proprio figlio, da là nasce la voglia di fare un'associazione. Ci siamo messi con 5 genitori, abbiamo creato l'associazione per fare rete, per darci un sostegno reciproco, per raccogliere fondi, per sostenere ricerca, per diffondere il poco della conoscenza che si sa, per poter permettere ai professionisti che seguono i nostri figli di essere loro poi i punti di riferimento per tutti quanti, avendo a fattor comune la conoscenza, per aiutare nel miglior modo possibile i nostri bimbi. Ecco, bisogna dire che in questi anni avete lavorato benissimo, perché siete riusciti a supportare un progetto di ricerca italiano sulla Pitt Hopkins, finanziato da Telethon e portato avanti dall'Università Cattolica di Roma. E qua possiamo adesso introdurre nuovamente, se la regia me lo consente, quella copertina di volume, perché l'ingegner Vizza può agevolarci allora delle informazioni utili per chi volesse in qualche modo essere un contribuente di un progetto di ricerca. Dica lei. Il sostenitore, il gentile sostenitore. Ecco, sì. Il campione di Massimiliano Rosolino, il suo primo libro è una storia fantastica in cui lui e mio figlio Davide si trovano a vestire i panni di supereroi per vincere la loro battaglia contro l'escio, contro il non sapere, contro l'ignoranza e il pregiudizio. E intrisa in questi racconti scritti da Massimiliano, uno riesce a trovare pezzettini di vita di Davide, del suo quotidiano, dei suoi passaggi in ospedale. Quindi è un libro che al contempo può essere considerato estremamente leggero, estremamente fruibile,
ma con alcuni messaggi molto importanti sotto, perché noi, grazie a quanto ha fatto Massimiliano per noi, vogliamo tenere viva la speranza. Vogliamo che tutti i genitori continuino a credere, che si possa fare qualche cosa, che si possa arrivare a migliorare le condizioni di vita. Quindi il Campione, edizione De Antebus di Massimiliano Sorino, è un libro che sicuramente merita un piccolo posto sotto i nostri ombrelloni e sopra i nostri comodini. Tutti i proventi sono stati gentilmente donati da Massimiliano Rosolino e dalla casa editrice, saranno donati alla nostra associazione per poter continuare a operare, continuare a portare avanti le nostre piccole e grandi battaglie del sostegno, della scienza, della ricerca, della tutela dei diritti dei nostri bimbi, cercando di dare supporto nel miglior modo possibile a loro, ripeto, e alle loro famiglie. Lo trovate, chi lo volesse acquistare, in cartaceo su Amazon e non so se mi posso permettere di dire esattamente i canali di Ma se lo distribuzione, si quindi vuole trovare, ingegnere, lo si trova. anche come ebook sulle maggiori piattaforme, quindi Amazon, Mondadori, Feltrinelli, IBS e in Bene. cartaceo anche in libreria a Bene. Roma, Margutta. Le faccio l'ultima domanda perché una parte del compito nostro di informare è anche quello di informare, se si può, anche la classe medica. Allora, io ho capito nel preparare questa intervista, da molte sue dichiarazioni, che anche molti medici sono ancora all'oscuro di preciso di che cosa sia questa sindrome, come forse anche di altre malattie rare. Ecco che l'ingegner Vizza infatti ci invita a riflettere su questo. Scrive: il maggior numero di malati si trova nel Lazio, nel Veneto o in Lombardia. E conclude, ossia le regioni dove i medici conoscono la sindrome hanno il sospetto genetico e possono fare un'indagine specifica. Ecco, vuole spiegare, ingegnere, quanto è importante allargare la informazione anche al mondo della sanità, che è una lotta che voi continuate a fare anche per l'ambito della ricerca? Assolutamente, è un tassello fondamentale perché arrivare ad una diagnosi, dare un nome e un cognome chiamiamolo, al problema di questi bimbi speciali, aiuta a seguirli meglio, a dargli delle condizioni, diciamo, di assistenza migliori che possono aiutarli quindi a superare i loro obiettivi. È un dato di fatto che i medici che conoscono la sindrome di Pitt-Hopkins sono veramente un pugno, sostanzialmente poi li trova quasi completamente all'interno del comitato scientifico dell'associazione. E come giustamente lei notava, ricordando anche quanto io ho detto in passato, il fatto che i medici del nostro comitato scientifico conoscano la sindrome, permette effettivamente di fare del diagnosi in più. Siccome la statistica è cieca, non è possibile che tante altre regioni popolose, quanto come il Lazio, quanto come Lombardia, quanto il Veneto, non abbiano diagnosi o ne abbiano veramente poche. Di conseguenza, io sono ingegnere, quindi mi piace giocare con i numeri. Di conseguenza, questo è evidenza che in quelle zone la sindrome sia poco conosciuta o non conosciuta, e di conseguenza ci siano pochi medici che possano avere il sospetto, come giustamente ricordava lei, genetico, diagnostico e richiedere quella singola specifica analisi genetica che fanno in pochi centri, estremamente specialistica. Quindi è fondamentale che si conosca, tant'è che noi come associazione ormai sono svariati anni che bandiamo un premio tesi di laurea specializzazione affinché magari più medici, più professionisti, più operatori si interessino alla sindrome e imparino a conoscere. In questi anni ho avuto l'onore di dare ben 9 premi tesi di laurea, quindi 9 giovani ingegneri, medici e non solo, biologi, genetisti, operatori anche sociosanitari e educativi, hanno imparato a conoscere più da vicino la sindrome.
E in questo anno, in questi anni abbiamo sostenuto, partendo da, come citava lei, il progetto esplorante di Telethon, il primo progetto italiano sulla sindrome di Dawkins che risale al 2015, noi nel tempo abbiamo continuato a sostenere i follow-up, il proseguo di quel progetto, e siamo già arrivati al terzo assegno di ricerca dato al Policlinico Gemelli sostanzialmente per proseguire le indagini su quelli che sono i meccanismi che caratterizzano la sindrome dal punto di vista genetico. E il mio sogno, e spero di realizzarlo a breve, e cominciare anche a finanziare dei progetti di ricerca clinici, che quindi vadano più da presso, andando dentro le vite dei nostri bambini oggi, per aiutare a dare completezza e spessore all'assistenza, che solo da pochissimo tempo è stata normata. Solo 2 anni fa è stato fatto il consensus internazionale, quindi l'indicazione di cura e assistenza alla sindrome Pitt-Hopkins, che è presentata a un convegno mondiale a cui io ho avuto l'onore di partecipare, e mi permetta di dire in cui sono stato fiero di essere italiano, perché il primo medico che firma il consensus internazionale è un medico italiano, è dentro il consensus, quindi dentro le indicazioni ho trovato tanti contenuti che sono contenuti italiani, quindi dobbiamo essere fieri della nostra sanità e dobbiamo essere fieri di cercare di sostenerle in qualsiasi maniera. Bene, noi allora ringraziamo il presidente dell'Associazione Italiana Sindrome di Pitt-Hopkins, ingegner Gianluca Vizza. Ci saluti Davide, mi raccomando, ce lo saluti e lo Grazie. stringa forte a sé a nome di tutti noi. E se ha necessità e bisogno che un povero giornalista e una piattaforma si metta ancora al servizio di informazioni che lei ritenesse utili da dare, noi siamo qua, va bene? La ringrazio, è stata gentilissima, ringrazio lei, ringrazio tutta la sua redazione. Vi ricordo nuovamente, ne approfitto, il campione Massimiliano Rosolino. E il 29 luglio verrà presentato ufficialmente su streaming nella piattaforma della casa editrice Dantebus. E poi spero che verrà acquistato in tante copie, così in tanti potrete conoscere il mondo di Davide e di Massimiliano e sostenere la ricerca. Bene, a questo punto termina la nostra puntata. Ringraziamo ancora l'ingegner Gianluca Vizza e voi per l'attenzione. Alla prossima, immancabilmente. Prendersi cura. Temi e scenari di salute. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini, in collaborazione con